Anticipazione una vita. Sabato 28 settembre 2019. Alcuni mesi dopo, tutti i residenti di Acacias ricevono con gioia la notizia dell'inaugurazione delle Gallerie Aldai, il progetto che Samuel e Lucia hanno portato avanti con così tanto impegno. C'è molta vicinanza tra i due, anche se entrambi precisano che si tratta soltanto di una profonda amicizia. Antonito ritorna solo da Capraico. Lolita è rimasta nella sua città natale, in quanto Tata Concha sta molto male. Agustina è rimasta in quartiere e adesso lavora presso la sartoria di Susanna. Rosina è malata e la sarta e Liberto la convincono a farsi visitare da un dottore. La donna ribolle di rabbia quando il medico le dice che i disturbi che ha sono quelli tipici delle donne della sua età. Liberto cerca di riportare ordine in casa sua. Trini è entusiasta del suo nuovo vestito, all'ultima moda. Ramon è sempre più innamorato di lei. La donna si reca in camera sua per indossarlo e si accorge che non le va come dovrebbe. Ha messo qualche chilo di troppo. Lucia confida a Celia una delle sue prossime intenzioni. L'intero quartiere è vestito a festa per l'apertura delle Gallerie Aldai. Samuel resta senza parole quando vede quanto è bella Lucia. Liberto regala a Rosina una cintura elettrica, ma lei, insoddisfatta del risultato, la getta subito nella spazzatura. Servante la recupera e inizia a noleggiarla alle cameriere. Lucia guarda con curiosità il ritratto dei marchesi di Valmez, i suoi benefattori. Una bomba esplode nelle gallerie. E il caos. Qualcuno ha messo un ordigno esplosivo. Perché?